differente. E gli italiani all'estero hanno già votato quasi 5 milioni di aventi diritto, le schede sono arrivate con 79 voli internazionali, un lavoro coordinato dalla Farnesina e che ha coinvolto le ambasciate di 200 paesi. Sentiamo Andrea Vaccarella. All'estero gli italiani hanno già votato. Le schede dei nostri concittadini sono state recapitate alle ambasciate entro le 16 del 22 settembre. Per chi ha fatto tardi, il voto non verrà conteggiato. Sono quasi 5 milioni gli italiani aventi diritto al voto all'estero per le prossime elezioni politiche. Al lavoro 202 tra ambasciate e consolati distribuite su 200 paesi diversi. Molte le precauzioni per la tutela del voto postale. Codice a barre o QR code sulle buste, in alcune sedi geolocalizzazione dei mezzi che trasportavano i voti e, dove necessario, carabinieri in missione per il controllo delle operazioni. Tra oggi e domani a Fiumicino arriveranno 79 voli internazionali per la restituzione delle schede elettorali. Nessuna informazione però sull'affluenza alle urne estere, sarà il Viminale a farlo sapere soltanto al termine delle operazioni in Italia e contestualmente al dato finale dei votanti sul territorio nazionale. Si è votato nella circoscrizione estero per eleggere 8 membri della Camera e 4 del Senato. Nella ripartizione Europa votano 2,6 milioni di elettori, il 54% del totale dei voti all'estero, per eleggere 3 deputati e un senatore. Nell'America del Nord e nell'America del Centro sono 400.000 gli elettori, l'8% del totale, per 2 deputati e un senatore. Nell'America meridionale votano 1,5 milioni di persone, che rappresentano il 32% del totale, e verranno eletti altri 2 deputati e un senatore. Nel resto del mondo votano 300.000 italiani, solo il 6% del totale, per eleggere un deputato e un senatore. E nella giornata